Per cui, Mastermind, 6-7 giugno, questo è l'invito che ti sto facendo, Bologna. Dopo la vecchia edizione di dicembre, che è stato un plebiscito, e il tema di questo Mastermind di questi due giorni, poi vi spiego un po' come, vi rinfresco com'è la situazione del Mastermind, e avrà come live motive come costruire il primo milione di patrimonio personale, ragazzi, vostro, non dell'azienda, vostro, sul vostro conto, ok? Questo diventa fondamentale e spiego subito il motivo. Al di sopra dei 50 anni, ragazzi, ok? Al di sopra dei 50 anni bisogna avere almeno 1 milione/2 milioni, meglio, di patrimonio personale. Semplicemente perché a quell'età lì si perde un pochino di birra rispetto a prima. E poi dopo subentra un altro tipo di concetto, che è il concetto della sicurezza, della tranquillità. Tra i rimpianti più grandi che ho visto in alcuni miei clienti o persone che conosco di una certa età, è semplicemente di essere arrivati magari alla maturità e non avere quelle tranquillità, quelle sicurezze che se succede qualcosa le puoi affrontare in maniera serena e tranquilla. Per cui questo è il tema di questo Mastermind. Per cui io vi faccio uno schema al volo, lo chiamo il triangolo delle meraviglie, ok? Dove vi spiego un po' quali sono le basi per fare il primo milione di patrimonio personale, oppure, se ne hai già uno, andare più su, farne 2, 3, 4, ok? E alla base, scusate, al vertice di questo triangolo ci sono le competenze. Competenze uguale risultati, quindi fare soldi, ok? Per cui il tema della formazione, il tema di apprendere da chi ha già ottenuto il risultato che vuoi, quali sono stati gli errori, quelli che sono stati invece i passi giusti, eccetera, eccetera, è fondamentale. E questo è il motivo per cui le persone mi pagano, perché sono un formatore che ho già ottenuto nel mondo immobiliare determinati risultati facendo tanti errori, ma che metto a disposizione per cui è una sorta di accelerazione, ne abbiamo già parlato tante volte, ok? Il secondo angolo di questo triangolo sono le relazioni e il network. A un certo punto, ragazzi, se stai vedendo questo video, è semplicemente perché sicuramente ci sei già trovato in questa situazione, tu ti trovi in degli ambienti dove sei il migliore, ok? O sei quello a cui tutti chiedono. Ragazzi, vi dovete sempre trovare in delle stanze dove voi siete i peggiori rispetto a tutti gli altri, se volete crescere. Non so se è chiaro il concetto. Semplicemente perché l'unico modo per crescere non è in essere con, tra virgolette, passami il termine senza offendere nessuno, in luoghi medi, con persone medie. Devi stare in ambienti, devi frequentare determinate persone che hanno degli obiettivi molto ambiziosi e che stanno ottenendo dei grandi risultati, che hanno la tua stessa volontà, che vogliono emergere, che sanno quanto è importante fare tutto questo e hanno degli obiettivi molto stimolanti, ok? Per cui, prima di anticipare la cosa, è chiaro che all'interno del mio Mastermind ci sono delle persone che hanno un certo fatturato. Ci sono delle persone che sostanzialmente hanno delle grandi ambizioni, ci sono delle persone che studiano tanto. Uno dei più grandi feedback dopo il mio Mastermind di dicembre è: cazzo Simo, poi ci sono le testimonianze, ovviamente. Ho frequentato delle persone che mi hanno portato a una frequenza superiore. E questo è fondamentale, ragazzi. La somma non è 1 più 1 uguale 2 all'interno dei master, inteso come numero di persone, ma 1 più un altro che conosci uguale 5. Semplicemente perché ci sono delle persone speciali. Ci sono delle persone, tu gli dici quello, questa è ragazzi, la vera condivisione è questa. Quando sento di parlare di condivisione alla Katsum, e mi viene da sorridere. La vera condivisione è che io ti do una mele e tu mi dai una pera, non tutti i giorni io ti do una mele e tu non mi dai mai un cazzo. Questo è quello che troverai dentro al Mastermind. Persone di successo pronte a condividere. E dopo vi faccio vedere anche come, perché, in quale momento del Mastermind. Terza cosa, ragazzi, per fare il primo milione è la gestione denaro. I soldi si fanno con un focus e si moltiplicano con gli investimenti. I soldi si fanno con il focus, la nostra attività, e si moltiplicano con gli investimenti. E voglio farvi vedere una cosa. Magari la passo in sovraimpressione, non lo so. Io ho fondato la mia azienda della formazione a novembre 2019. Nel 2020 ho fatturato, ragazzi, non so se si vede, 131.785 euro.
in tutto il 2020 ovviamente. Oggi, che è sabato, e faccio sempre il punto, come sapete, un po' della situazione, sono a 131.372 fatture nel cloud. Qua poi magari ve lo metto in sovraimpressione. Il tema, ragazzi, è che non è in un anno. L'ultimo foglio è nei primi 25 giorni di marzo. Come ho fatto a fare nell'arco di 3 anni per 1200%? Per 1000%? Non lo so neanche io quant'è, ragazzi. Ok? Semplicemente applicando delle leggi del denaro, che sono valide in qualsiasi campo. Sono dei principi, sono dei modi di fare, dei modi di pensare, dei modi di approcciare che ti permettono di moltiplicare il tuo patrimonio. Gestione del denaro, leggi del denaro e in seconda battuta investimenti. Ok? Adesso vi faccio uno schema migliore sul tema del tema della gestione del denaro. Vediamo se riesco a fare una cosa di questo tipo. Sì. Quello che ognuno di voi dovrebbe fare è esattamente questo. Il primo step è guadagnare. Diventate bravi nel vostro lavoro e guadagnate tanti soldi. Primo step. Secondo step è la gestione della cassa e dei numeri. Questo serve per creare disavanzo. Quindi, pagato tutto e tutti, vi rimangono dei soldi. Ok? Questi soldi vanno investiti. Come? In che maniera? In che formula? In che modo? Con che approccio? Sarà uno dei temi del mastermind. Difatti, a questo mastermind ci sarà quello che io reputo la persona che ne sa di più in ambito di investimenti, sia immobiliari, sia in campo finanziario. Si chiama Giorgio Pecorari, avremo l'onore di averlo. L'anno scorso c'era Bardolla, quest'anno ci sarà un suo intervento su come allocare il disavanzo. E il concetto è questo, ragazzi, attenzione. Questa roba, il tema dei soldi, va fatto prima di averli. Come? Sostanzialmente tu non puoi andare a guidare senza prima avere la patente. Allo stesso tempo tu non puoi cominciare a ragionare su come investire i soldi dopo che le hai, semplicemente perché le perderesti, come succede a tutti quelli che vincono la lotteria, eccetera, semplicemente perché non conoscono le regole del denaro e non conoscono le strategie di investimento corrette. Per cui, perché questo tipo di discorso lo faccio adesso, anche se magari non hai un milione di patrimonio o di più? Semplicemente perché lo devi fare prima, non dopo. Guadagnare, creare disavanzo e investire questi soldi. Questo è quello che ti rende libero finanziariamente. Ok? Per cui, come in qualche maniera questi tre concetti che vi ho espresso si legano al tema del mastermind? Ve lo spiego subito. Le due giornate del mastermind funzionano esattamente così. Il primo giorno ci sono quelli che si chiamano hot seat. Ogni partecipante ha 20 minuti, mezz'ora, dove espone un suo problema e una sua idea. E gli altri top producer nella sala danno degli aiuti, danno degli esempi su cose magari attinenti a quel tema che lui ha messo sul tavolo, che hanno già fatto, e magari dico, guarda, quello ha funzionato, quello non ha funzionato. Questa è la condivisione. Ma la stai facendo con dei tuoi pari, allo stesso livello o superiore. Per cui in quella mezz'ora l'anno scorso, ragazzi, io ne ho viste di tutti i colori, parlo in positivo. Gente che chiede il 4-5% al venditore e ci ha fatto vedere come l'agente ha applicato. Gente che a livello di promozione ha fatto un funnel, l'ha fatto e l'ha condiviso a tutti gli altri. Siamo usciti da lì che tutti eravamo il 30-40% superiore rispetto a prima, in un giorno. Hot seat, ognuno ai suoi 30 minuti, dove fa il suo speech, dove chiede qualcosa a tutte le persone. Potenza incredibile. E per cui siamo esattamente qui, ragazzi. Creazione grazie al network e le competenze. La seconda giornata, ragazzi, invece, andrò a esporvi e condividere con voi tutti quelli che sono stati quegli insegnamenti che nel corso di questi anni ho dovuto imparare, studiare e mettere a terra inerenti alle regole del denaro. Per cui andremo a vedere una serie di abitudini credenziali potenzianti per diventare dei milionari. E ragazzi, ricordatevi una cosa, si diventi milionari dopo che nella testa si è già milionari.
prima devi pensare come un milionario per diventare milionario, perché pensando come un milionario fai delle azioni da milionario. Questa è l'unica cosa che si deve fare. Nel pomeriggio invece ci sarà Giorgio Pecorari che ci esporrà quelli che sono i criteri di investimento più intelligenti nel momento in cui abbiamo creato il disavanzo. Questo è il Mastermind, ragazzi, del 6-7 giugno e per ulteriori informazioni, dettagli, costi, location, tutte queste robe qui, ti invito a rispondere, insomma, Davide e Jessica a questo messaggio chiedendo informazioni, vi fissate una call e a quel punto avrete tutti i dettagli e nel caso ci vediamo 6-7 giugno e a Bologna. Ricordatevi una cosa, ragazzi, ogni milionario all'inizio era come noi. Ogni milionario all'inizio era come noi, partiva come noi. Ci vediamo a Bologna. Ciao ragazzi.